Il nuovo The Witcher spin-off multiplayer potrebbe essere un qualcosa di interessante. Qualcosa si muove lato 2K, addirittura si parla di remake o di novità su Bioshock, ma soprattutto, ragazzi, ebbene sì, abbiamo nuovi rumor su Nintendo Switch 2. Questo e altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo episodio. Bene ragazzi, non mancava qualcosa nelle vostre vite? Sono passate veramente tante puntate delle news senza che noi parlassimo di Nintendo Switch 2, la nostra nuova telenovela preferita che, insomma, bella ricca di tante cose che si sono dette, tante speculazioni ne abbiamo parlato per, ormai si può dire anni? Giusto. Bene. Proprio nelle ultime ore sono arrivati dei nuovi rumor da una fonte che di solito è relativamente attendibile e pone delle questioni interessanti, secondo me. Quindi vediamo un po' che cosa è saltato fuori. Nintendo Switch 2 versus Steam Deck. La potenza è nulla senza dock, stando agli ultimi rumor. Alla già accesa discussione sulle prestazioni di Nintendo Switch 2 tra aspettative, sogni e speranze si aggiungono le considerazioni di Murlow is Dead, il noto insider e youtuber, che spesso abbiamo usato come fonte, diciamo, ha condiviso delle interessanti indiscrezioni sull'hardware e sulle funzionalità della nuova console della casa di Kyoto. Prendendo spunto alle anticipazioni raccolte dalle sue fonti anonime e dai leak ritenuti più attendibili che sono trapelati in rete in questi mesi, l'insider sostiene che Nintendo Switch 2 avrà un hardware meno potente di Steam Deck, ma con dei dovuti distinguo. Per lo youtuber, infatti, la prossima generazione di sistemi ibridi Nintendo vanterà un hardware decisamente più ottimizzato e con una maggiore efficienza, sia energetica che squisitamente prestazionale. Murlow is Dead entra quindi nel merito delle specifiche di Switch 2, spiegando che la console Nintendo dovrebbe funzionare a 5 watt in modalità portatile e raggiungere un range di 15-30 watt di assorbimento energetico in modalità docked, quindi un assorbimento decisamente più grande. Sul fronte della grafica e quindi le prestazioni in game, l'insider sostiene che Switch 2 dovrebbe essere in grado di compensare la minore potenza computazionale rispetto a sistemi handheld come Steam Deck attraverso la maggiore efficienza del sistema operativo, accesso ai API di livello inferiore e l'utilizzo di funzionalità come il DLSS e il VRR, di cui in realtà abbiamo già parlato. Al netto delle differenze grafiche e prestazionali con Steam Deck, l'insider ritiene quindi che Switch 2 rappresenterà comunque un miglioramento significativo rispetto agli attuali modelli di Switch, tanto nei videogiochi di ultima generazione quanto nella fruizione degli attuali titoli tramite la retrocompatibilità. Staremo a vedere. E ci sono anche le recenti riflessioni che abbiamo già, preso in esame di Digital Foundry sulla risoluzione dello schermo di Nintendo Switch, ovvero meglio 720p o il Full HD. Spoiler, il primo dei due, se non ricordo male. Allora, questa in realtà, ragazzi, è una questione interessante che in parte abbiamo già affrontato, perché i rumor è da già parecchio tempo che parlano dell'utilizzo del DLSS, che penso che si possa dire ormai è confermato, perché i rumor parlano addirittura alcuni di distinguo anche del tipo di DLSS che avremo all'interno della nuova piattaforma di Nintendo, che se non sbaglio dovrebbe essere il 3 e non il 3.5, e quindi quando i rumor vanno nel dettaglio anche del tipo di DLSS che avremo, probabilmente lo si può considerare a un passo dalla conferma più o meno ufficiale, giusto? Più i vari componenti di cui abbiamo già parlato e il fatto che sarà meno potente di Steam Deck è una cosa che abbiamo già preso in esame, il che ha sconfortato un po' di persone perché, se non ricordate male, alcuni rumor parlavano di uno stacco prestazionale piuttosto importante che ora dovrebbe venire un pochettino ridimensionato rispetto a quello che erano le aspettative derivanti dai primi rumor. Però adesso è già da un po' che si parla di cose molto più contenute, il che, come vi ho già detto più volte, mi fa pensare a una scelta di Nintendo che è molto in linea con la vecchia Switch, non soltanto dal punto di vista della forma, delle funzionalità e delle potenzialità, ma anche dal punto di vista del target di prezzo, che secondo me sarà un po' più alto rispetto alla Switch come è apparsa sul mercato in relazione con le altre console quando è uscita, ma non credo a questo punto di tanto. Credo che sarà un piccolo salto, magari di una cinquantina d'euro, il che conferma la volontà di Nintendo di realizzare una console abbordabile ai più e che quindi sarà non soltanto abbordabile, ma anche con tutta la portabilità e con le funzioni che siamo abituati a vedere su Nintendo Switch.
Questo mi fa però pensare anche a un'altra cosa. Di quanto sarà più potente? Perché, nonostante tutto, dovrebbe essere un salto importante. Di quanto? Bene, mi voglio riconnettere ai rumor che abbiamo già preso in esame più volte, che arrivano per esempio da Tom Henderson o da altri, che hanno apertamente detto che loro si aspettano nei prossimi anni, già nel corso del 2025, e vi ricordo che i rumor parlano dell'uscita di Nintendo Switch 2 nella prima parte del 2025, intorno a marzo, cose del genere, quindi la presentazione dovrebbe arrivare verso l'autunno, qualcosa tipo questo, magari... insomma tra settembre, ottobre, cose del genere, almeno queste sono supposizioni, ragazzi, e non ci sono delle cose confermate al 100%, ci mancherebbe altro. E però Tom Henderson parlava spesso del fatto che lui si aspetta di vedere sempre più giochi multipiattaforma arrivare su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch 2. E quindi, nonostante si tratti di una piattaforma che sembra non fare un gigantesco salto di qualità rispetto alla scorsa, dovrebbe essere abbastanza da consentire a tanti giochi, in realtà, di girare sulla nuova console Nintendo, che quindi, nonostante sia già Switch una delle console, se non la console più aperta di sempre di Nintendo, beh, Switch 2, nonostante lo stacco prestazionale non grandissimo che ci sarà, dovrebbe essere anche questa la più aperta di sempre. Quindi, se tutto fila liscio, dovremmo avere un po' quello che ci aspettavamo da certi punti di vista, ma un po' ridotto, tanto da avere un prezzo abbordabile e quindi che si piazza nella stessa fascia di mercato della Switch originale. Questo è quello che penso che si possa dire finora. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate dopo questi ulteriori rumor, per così dire. Ti piace comprare tanti giochi, vero? È davvero un peccato che i prezzi dei giochi siano così alti che devi cominciare a verificare le quote sul mercato nero per la vendita clandestina di organi interni. Se solo ci fosse un modo per avere i giochi a un prezzo più basso. Aspetta, ma c'è! Puoi usare Instant Gaming. Instant Gaming è un sito su cui puoi comprare chiavi di gioco per molteplici piattaforme ad un prezzo scontato rispetto agli store ufficiali. È serio, testato, sicuro e sempre ricco di tante scelte. Quindi puoi comprare tanti giochi, evitare di separarti da un rene, fare cose e non incappare nei malnati. Sul sito trovi periodicamente offerte, promozioni, giochi appena usciti, giochi in preordine e anche card degli store PlayStation e Xbox con cui puoi pagare di meno anche se compri altrove. In descrizione trovi il link per acquistare su Instant Gaming, così risparmi, non perdi un rene e le cose. Compra anche tu su Instant Gaming. Ora torniamo alle news. 2K sta sviluppando il nuovo Bioshock, e questo già lo sappiamo. Il problema è che non ne sentiamo parlare già da tanto tempo. Non è certo l'unica cosa che bolle in pentola lato 2K, e recentemente sono venute fuori delle indiscrezioni che ho trovato piuttosto interessanti e che mi hanno fatto pensare a una cosa che voglio dirvi. Comunque, cominciamo vedendo un po' che cosa è venuto fuori. Bioshock 4, lo sviluppo forse accelera perché 2K Games pare che stia assumendo nuovi sviluppatori. Dopo le preoccupanti indiscrezioni dell'anno scorso di cui avevamo parlato, che parlavano di uno sviluppo problematico a finestra di lancio addirittura fissata al 2028, dalla rete è finalmente giunto un segnale incoraggiante per Bioshock 4, che ricordiamo essere in lavorazione presso Cloud Chamber dal 2019, quindi un bel po'. Offrircelo è stato il senior cinematic designer Jeff Spoonhover, che su LinkedIn ha annunciato l'apertura di una grossa campagna di assunzioni per il progetto. 2K Cloud Chamber sta cercando un'ampia varietà di specialisti del settore, tra cui artisti, animatori, ingegneri, designer, scrittori e produttori, ai quali sarà anche concessa l'opportunità di lavorare da remoto. Parliamo nello specifico di ben 30 posizioni aperte, destinate a essere spartite tra le sedi di Montreal in Canada e Novate in California. E c'è la pagina dedicata.
L'impressione dunque è che dopo anni trascorsi di silenzio più assoluto, lo sviluppo di Bioshock 4 stia finalmente accelerando, quantomeno stia per farlo. L'attesa è stata lunga, lo sappiamo fin dall'inizio, il gioco sarebbe stato in lavorazione per diversi anni a seguire, fin dall'annuncio, da allora sono trascorsi ben 5 anni privi di notizie e non sono proprio pochini. Sì, l'articolo dice giustamente che da allora abbiamo fatto in tempo a vedere in azione Judas, che è il nuovo gioco del papà di Bioshock, che è Ken Levine, che si pone come una sorta di successore spirituale oppure di ispirazione. Però Levine non è coinvolto nello sviluppo di Bioshock 4. Ora, non è finita qua però. Perché? 2K Games, alle grandi manovre, c'è un remake in arrivo per Bioshock o Spec Ops The Line addirittura? Brett Shoup, che è il profilo LinkedIn di questo artista 3D animatore sequenze motion capture presso 2K Games, elenca tutti i progetti portati avanti da quando è stato assunto all'azienda videoludica statunitense. Shoup sostiene di aver collaborato con 2K alla realizzazione di un nuovo videogioco di Mafia, del già citato Bioshock 4, dell'ormai cancellato Project Erebus di Supermassive Games e, cosa più interessante, di un remake di un videogioco non ancora annunciato. Già, l'indiscrezione sta scatenando un acceso dibattito. Molti ritengono che possa trattarsi del remake del primo indimenticabile capitolo di Bioshock, oppure di Borderlands, secondo me non molto probabile, o di uno dei tanti capolavori strategici e gestionali targati Sid Meier, cioè Civilization, ancora meno plausibile secondo me, proprio perché, e l'articolo lo dice, nel 2025 arriverà Civilization 7 e verrà mostrato più ampiamente fra all'incirca un mesetto. Quindi, boh. E poi c'è chi spera nel ritorno del mai dimenticato Spec Ops The Line, sparatutto rimosso agli store a inizio 2024 a causa delle licenze scadute. Ma anche questo mi sembra poco plausibile, e io, se devo puntare su qualcosa, punto proprio sul primo Bioshock. Ora, parliamo un attimino di questa cosa però. La notizia è che qualcosa si muove lato Bioshock per lo sviluppo, per le vie delle posizioni aperte. Queste però potrebbero voler dire tante cose e in realtà non possiamo essere proprio sicurissimi di quello che sta succedendo. Quindi può essere un'indicazione, come no. Perciò io starei un pochettino attento a pensare che da questo si possa dedurre lo stato di sviluppo. È un indizio, è una possibilità, eccetera. Ora, questa altra cosa invece del remake di un videogioco non annunciato a cui sta lavorando Brett Shoup invece è un po' più concreta, perché è apparso fra le cose a cui lui ha lavorato, d'accordo? Quindi questo, a meno che non abbia detto una minchiata su LinkedIn, è una cosa che può essere concreta, e quindi fra tutte io devo dire che trovo più plausibile il remake del primo Bioshock, che è uno di quei progetti che non penso di dovervi specificare quanto venderebbe anche soltanto a sentirlo nominare, giusto? Perché Bioshock è un franchise molto amato che oltretutto non vede nuovi prodotti già da un bel po'. Parlando del sopracitato Bioshock 4, di quanto sta richiedendo di tempo per venire sviluppato, eccetera eccetera, quindi la mia supposizione è che può darsi che si stia verificando un qualcosa in stile Capcom, ovvero stanno lavorando al seguito di Bioshock e ci sta volendo un bel po', eccetera, e pare che qualcosa si stia muovendo. Ma nel mentre potrebbero decidere di fare il remake del primo Bioshock, vedere come va e magari procedere con i remake degli altri Bioshock, no? E nel mentre procedere con un seguito. Questo sarebbe perfettamente logico dal punto di vista economico, secondo me. Perché tutti questi prodotti, una volta arrivati sul mercato, secondo me venderebbero da soli, solo con il nome che si portano dietro. Ora, questa ovviamente è una mia speculazione, ragazzi, voglio sapere anche voi che cosa ne pensate, l'ho semplicemente pensata io sulla base di quello che abbiamo appena sentito, ripeto, è una mia supposizione, una mia speculazione. Ora però c'è una cosa da dire, Cloud Chambers non è Capcom, giusto? E dato che ci sono stati tanti casini, tanti problemi, questa cosa, ammesso che sia vera ovviamente, ripeto, è una cosa che ho pensato io, potrebbe essere perfettamente sensata sulla carta. Poi però i progetti devono uscire bene, perché se maltratti un franchise come Bioshock non va proprio benissimo con la community, secondo me. Quindi io credo che, ammesso che stiano facendo davvero una cosa del genere e che io l'abbia pensata giusta, è una grossa responsabilità e dovrebbero avere le carte in regola per fare qualcosa di importante, e io non ho la minima idea se è davvero così, francamente. Quindi la butto lì a voi, per quanto l'abbia pensata io. Cosa ne pensate voi, ragazzi?
La ritenete una cosa plausibile? La ritenete una cosa sensata? Ritenete che sia una cosa pericolosa? Ditemi un po' che cosa ne pensate. Il franchise di The Witcher è estremamente amato e già sappiamo da comunicazione ufficiale di CD Projekt Red che è in sviluppo non solo un nuovo The Witcher, ma anche uno spin-off e perfino un altro progetto che dovrebbe essere multiplayer. Ora, so che l'attenzione è probabilmente maggiormente sul nuovo progetto di The Witcher, cioè sul seguito, il cosiddetto The Witcher 4, che poi così non si chiama in realtà, perlomeno non ancora, ma ovviamente tutto il franchise promette bene, è molto amato e ci sono delle possibili novità proprio sul progetto multiplayer. Vediamo un po'. The Witcher Sirius è un gioco multiplayer basato su classi e alberi di abilità. C'è parecchio fermento dietro le quinte della serie The Witcher, destinata ad allargarsi con un nuovo capitolo principale incentrato sulla scuola della Lince, un remake del primo episodio e uno spin-off multiplayer curato da Molasses Flood. Ma ero scordato del remake del primo. È vero, c'è pure quello. CD Projekt Red sta facendo un po' alla Ubisoft con Assassin's Creed, si può dire? Però a quanto pare funziona, quindi. Quest'ultimo, noto con il nome in codice di Sirius, è il protagonista della notizia di oggi, perché spulciando gli annunci di lavoro di The Molasses Flood, studio di sviluppo di Boston, divenuto proprietà di CD Projekt Red nel 2021, la redazione di Tech for Gamers ha scoperto che lo spin-off multiplayer The Witcher Sirius potrebbe prevedere un sistema di personaggi basati sulle classi. E ciò che si evince nello specifico nella proposta di assunzione per un Senior Principal Combat Designer, dove alla nuova figura professionale viene chiesto di implementare comportamenti in combattimento di ogni tipologia di personaggio utilizzando tecniche come gli alberi delle abilità, le animazioni grafiche e i progetti. Pare dunque piuttosto chiaro che in The Witcher Sirius i videogiocatori saranno chiamati a impersonare una serie di personaggi tratti dall'universo narrativo dello Strigo, provvisti di caratteristiche differenti e capaci di apprendere nuove tecniche di combattimento attraverso un classico albero delle abilità. Un altro dettaglio che va ad aggiungersi a un mosaico che per carità è ancora povero, perché The Witcher Sirius non è ancora stato presentato ufficialmente al grande pubblico. In un altro annuncio si faceva riferimento alla presenza di un open world, ma non abbiamo ancora ottenuto la conferma. Siamo felici di apprendere che i lavori proseguono, la campagna di assunzioni è ancora viva e sono aperte anche altre posizioni, oltre quelle che abbiamo già detto. Ora, qui forse sto speculando un po' troppo io, quindi voglio mettere le mani avanti, però anche su questo onestamente ho pensato una cosa. Se è davvero un progetto multiplayer, con queste caratteristiche qui, ed è fatto da una sussidiaria di CD Projekt Red, quindi non da CD Projekt Red stessa, questa cosa mi ha fatto un pochettino riflettere, ovvero, sapete bene che moltissime case di sviluppo ora si stanno, a, diciamo, con diversi gradi di coinvolgimento, buttando un po' nei live service. Non serve che vi ripeto per l'ennesima volta il perché, giusto? È perché guadagnano un fracco di soldi quando funzionano bene i live service, d'accordo? Quindi ha perfettamente senso che cerchino di buttarsi un po' su questa cosa. Bene, però buttarsi su questa cosa è un qualcosa di potenzialmente anche molto rischioso. E quando vuoi buttarti su un progetto del genere, dovresti farlo al meglio delle tue possibilità. Perché i multiplayer che funzionano oggi sono sviluppati da tantissime persone, guadagnano un fracco di soldi, ma ci sono tante risorse dietro che sono capaci di renderli i giochi belli che sono oggi. Il tanto vituperato Fortnite, in realtà è un gioco che funziona molto bene, è fatto bene, è divertente, c'ha tantissime modalità, recentemente hanno aggiunto un puttanaio di altre cose. Quanta gente ci lavora? Tanta. Quanto guadagna? Una marea di soldi. Però c'è tanta roba dietro. Ora, sentire che CD Projekt Red sta facendo un progetto multiplayer delegato a The Molasses Flood, che è uno studio promettente, ma non è uno studio mega galattico, no? Invece che svilupparlo internamente proprio negli studi polacchi o nei nuovi studi americani, che invece stanno sviluppando il seguito di The Witcher e il nuovo Cyberpunk, mi fa pensare che questo sia un progetto side. Il che vuol dire che potrebbe essere un gioco nato come live service magari, nato come multiplayer, nato come questo tipo di progetto, ma pensato come un qualcosa che non ambisce a diventare chissà che dal punto di vista tecnico, ma magari cerca di contenersi un po' e di cercare di fare bene alcune cose. Francamente, dopo quello che ho sentito, mi aspetto una cosa che sia, come dire, me la sono immaginata come una produzione isometrica, action,
GDR, multiplayer, open world, con tanti personaggi che puoi creare, tanti classi, eccetera, eccetera. Non dico alla Diablo, ma una via di mezzo tra Diablo e Hades, avete capito quel genere di cosa lì. Di nuovo, come vi ho detto all'inizio, questa è una mia speculazione. D'altronde mi pare un po' strano che se ti devi buttare su un live service multiplayer, tu non lo faccia con tutte le scarpe, mettendoci tante risorse per farlo funzionare bene. E il fatto che abbiano fatto questo tipo di scelta, ammesso che sia vero, mi fa pensare a un progetto di una natura diversa. Live service sì, ma diciamo con certe limitazioni, senza osare troppo. Non lo so come potrà venire fuori. L'ho trovata però una cosa interessante, quindi anche su questo voglio sentire la vostra opinione. Quando avete sentito queste cose, avete pensato anche voi a questo? Secondo voi come potrà essere questo The Witcher Series? Che cosa hanno in mente? Bene, scrivetemelo qui sotto nella sezione commenti. E ora il commento del giorno, ragazzi. Moni mi scrive, e questo è davvero interessante, commenti in ritardo per fare una domanda con premessa iniziale. Premetto che ognuno è libero di giocare a ciò che vuole, ma cosa diavolo è successo in questi anni al mercato? Come siamo arrivati al punto che la maggior parte delle persone giocano solo a FC, COD e Live Service soprattutto? Mancherà la cultura, ma ragazzi ho quasi 35 anni, ai tempi non avevamo internet, non c'erano ancora info così dettagliate sui videogiochi. Com'è possibile che avevano più cultura? Oggi banalmente c'è un'accessibilità incredibile verso le informazioni e l'andamento è questo? Bene, Moni, questa è una cosa che si dice spesso in giro, però voglio raccontarti un aneddoto personale per far capire che non è certo cosa di ora, ok? Quando io ero adolescente, andavo non così tanto, ma ogni tanto, in una sala giochi della mia città, che era proprio un buchetto in cui si doveva scendere sotto dalle scale, e se devi immaginare un luogo malfamato, era proprio quello, ok? Nel senso, era un posto pieno di ragazzi, spesso molto più grandi di me. Ci andavamo in gruppo, insieme ad altri ragazzi più grandi di noi, si fumava tantissimo, c'erano all'incirca una 20-25 di cabinati e un biliardo e due biliardini, cioè calcio balilla. Quindi puzza di fumo ovunque, esattamente quel tipo di ambiente là, giusto? Quindi un ambiente frequentato da ragazzi con una fascia d'età che andavano dalla prima adolescenza fino ai 30-40 anni. Bene, con soggetti anche poco raccomandabili a volte. Bene. Quando capitò una volta, che me lo ricordo molto bene, il proprietario del locale, che io non conoscevo particolarmente, ma alcuni miei amici sì, rimanemmo una volta fino a chiusura chiacchierando insieme, e questo aneddoto l'ho raccontato anche in live, ma molti potrebbero non averlo sentito. Bene, il proprietario andò a prendere i gettoni, dato che stava per chiudere, da tutti quanti i cabinati che c'erano. Aveva due sacchetti. Con uno andava a raccogliere i gettoni da tutti quanti i cabinati. Con un altro andava da un solo cabinato. E sai quale cabinato era? Era Puzzle Bubble. Questo cosa vuol dire? Che Puzzle Bubble da solo guadagnava più di tutti gli altri cabinati messi insieme, o quasi. Insomma, perlomeno quella giornata lì, ma dubito che fosse molto diversa quella giornata da tanti altri. E anche quando eravamo alla fine quindi degli anni 90, ebbene sì, abbiamo un Puzzle Bubble che guadagna più di qualsiasi altra cosa. Perché? Perché era il giochino più comune. Era il giochino che si diceva, diciamo fra tutti, che era quello più sulla bocca di tutti. Le ragazze non l'ho mai viste giocare praticamente a nient'altro che a quello, perlomeno in quegli anni lì. E anche tanti altri ragazzi facevano le sfide a Puzzle Bubble. E molti ci giocavano da soli per battere dei record di cui si chiacchierava tanto. Bene, questo per dire che cosa? Che era la fine degli anni 90, eppure c'era il gioco che, tu dici, ma cazzo, Puzzle Bubble, ci sono tanti di quei bei giochi? Ebbene, no, no, Puzzle Bubble, a ruota, per anni. Quindi anche alla fine degli anni 90 era esattamente così. Ti piacciono le news? Allora non essere boomer come i malnati. Segui Chris anche su TikTok. Se segui il profilo TikTok del canale, non troverai scemenze abissali o trend dementi, ma troverai invece soddisfacenti e corroboranti video giornalieri di news, vlog e gameplay, buoni per il tuo intrattenimento e per sufficientemente interessanti discussioni, il più delle volte almeno.
Segui Chris su TikTok, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora le news a ruota. È giusto per parlare di giochi che attirano molto l'attenzione. Dragon Ball Sporking Zero. Data di uscita, prezzo, tutte le versioni. E cosa cambia? Quando esce? 11 ottobre 2024. 5 le edizioni disponibili a preordine, che sono Standard, Deluxe, Ultimate, Collector e Premium Collector. Giusto per non farci mancare niente. Standard Edition a 69,99 su PC e 79,99 su Series XS e PS5. Sblocco anticipato di 6 personaggi se fai il preordine, ovviamente. Alcuni retailer fisici propongono anche una litografia A4 laminata di Goku Super Saiyan 3. E Amazon un set di 6 adesivi dei personaggi di Dragon Ball. Deluxe Edition 99,99 oppure a 109,99. Bonus preordine è più o meno la stessa cosa, con un po' di altre cose, tipo l'accesso anticipato di 3 giorni, pensate un po', il Season Pass, il bonus del Season Pass, Vocazione di Sharon e 3 giochi di accesso anticipato a 3 pacchetti DLC. La Ultimate 109 e 119, invece, con pacchetto miglioramento definitivo, il costume con bastone per Goku, eccetera, eccetera, e poi la Collector, senza che vado nel dettaglio, ci sono le statuette, e anche la Premium Collector con ancora più roba. Insomma, se vi interessa, sapete dove cercarla. E sapete bene anche che cosa ne penso dei preordini, quindi vi sconsiglio di farli, ma almeno sapete i prezzi delle varie versioni. Che bellezze. Poi, Epic Games. Dopo lo stop che c'era stato, Apple cambia idea di nuovo. La richiesta per Epic Store è stata accettata e la giornata di ieri è stata delicata. Apple aveva rifiutato la richiesta di autenticazione dell'Epic Games Store a causa di un conflitto di bottoni. Nuovamente interpellata la Commissione Europea, ma nelle ultime 24 ore Apple... Dicevo, scusate del taglio, c'è stato uno sfarfallio. La giornata di ieri è stata alquanto delicata per l'ingresso in campo della piattaforma digitale targata Epic su iOS, che Apple aveva prima rifiutato la richiesta di autenticazione Epic Games Store a causa di un conflitto di bottoni, ma nelle ultime 24 ore Apple ha fatto dietro fonte con l'autenticazione. Quindi, Epic Games ha dichiarato che Apple ha accettato la richiesta da prima rifiutata. Forse siamo vicini alla fine di questa nuova telenovela che è stata un po', diciamo, non presa in considerazione durante le news non più di tanto, ma a quanto pare anche qui si sta concludendo. A beneficio di quello che abbiamo detto prima, Zenless Zone Zero festeggia 50 milioni di download e ci sono 10 pull gratis se vi interessa. E infine, quali giochi escono ad agosto su Xbox e Game Pass? Sono 2 già quelli confermati: Creatures of Ava e Sopa Tales of the Stolen Potato. Ok? Un gioco d'azione avventura in terza persona e quell'altro è altro gioco avventura in terza persona basato sulla narrativa protagonista un bambino sudamericano di nome Miho. Però ce ne sono anche altri, ovviamente verranno annunciati o inseriti così a sorpresa. E per l'offerta del giorno, come contraltare, vi voglio portare un gioco che ho provato recentemente che vedrete proprio oggi sul secondo canale nella serie Proviamolo, ovvero Haunty, un gioco davvero adorabile e molto ben fatto. Giochi nei panni di Haunty, un fantasma ingenuo ma coraggioso alla continua ricerca di risposte. Misteriosa razza di creature luminose, conosciute come Eterniani, guida le anime perdute verso un'inquietante torre centrale dove sembrano ascendere a un livello superiore. È molto carino ed è in sconto del 35% qui su Instant Gaming, invece di costare 20 euro ne costa 12,99. Quindi, se volete un gioco alternativo e non arrendervi al monopolio di pochi live service, questo è un ottimo modo. Prendete un gioco molto carino, vi garantisco è fatto davvero bene. E di nuovo c'è il Proviamolo sul secondo canale che arriva alle 3 di oggi pomeriggio, se volete vederlo o comunque darci un'occhiata. Come sempre vi ricordo che io sono partner ufficiale Instant Gaming, perciò se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione, è un link affiliato, a me arriva qualcosina ed è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi.